Ciao, benvenuti in un nuovissimo video. Io sono Liuba e ragazzi, oggi nuovissimo story time. Bomba, 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 bomba. Perché mi è successa una cosa allucinante. Dal titolo ovviamente avrete capito tutto, ma non saprete la storia. È una cosa che mi è successa ieri sera, proprio fresca fresca di giornata. Ci riconduciamo a piselli freschi, ricotta fresca, tutto fresco. E praticamente io quando faccio questi story time, quando mi succedono queste cose, cioè mi diverto sempre a pensare quello che pensano le persone che stanno guardando il video e quindi penseranno questa qui o è matta, cioè o è matta, o capitano tutte lei, oppure se le sta inventando, che penso che sia il pensiero più plausibile o che probabilmente penserei anch'io, però vi giuro che non è così. E, quando io vi racconto queste cose mi sento tantissimo la youtuber, la queen degli story time, che non so se voi la conoscete, ovviamente i miei soliti voli pindalici, comunque si chiama Aria V. Vi lascio giù nell'info box il canale di questa ragazza, che se non la conoscete andatela a seguire, perché per quanto mi riguarda è proprio la queen degli story time. Io ogni volta che vedo un suo story time muoio. È proprio una ragazza bella, vera, sincera, genuina, proprio mi piace da morire. Quindi se vi piacciono gli story time e se non la seguite, non vi dico più nulla, andate a vedere e poi mi fate sapere. Però adesso cominciamo con la mia storia. Praticamente, allora, ieri sera verso le 23, credo, su Messenger, quindi l'applicazione quella di Facebook, mi ha scritto un ragazzo. Ovviamente io non dirò nomi, non dirò cognomi, non dirò nulla di tutto ciò, però siccome ho gli screen, vi lascio ovviamente gli screen qua vicino a me, anzi magari mi sposto anche un attimino così non devo tagliare la mia face. Praticamente mi scrive questo ragazzo, cioè che io poi quando sono andata a vederlo nel profilo ero tipo oh mio Dio, e quando io ho visto la descrizione ero ancora più oh mio Dio, perché ha una descrizione che è veramente bleh. E praticamente mi scrive alle 23 spaccata, alle 23.00, e mi fa praticamente ciao, la manina. Ce l'avete presente ogni tanto quando aggiungete una persona, comunque quando le volete parlare, tipo c'è la manina, e poi sotto mi scrive chiedo scusa per l'ora, a parte fatto, punteggiatura, l'apostrofo, cioè, vabbè, sorvoliamo. E io questo qua ovviamente non lo conoscevo, non avevamo amicizia in comune, però vedo che lui sul profilo è fidanzato, e quindi dico, non vado a pensare che questo qua ci sta provando con me o chissà che, perché giustamente vedo nel frattempo sto morendo, perché ragazzi non so se vedete ma sono ancora raffreddata. Non vado a pensare che questo qui ci stia provando con me, perché vedo nel profilo che proprio c'è scritto ufficialmente fidanzato con, e poi il nome della ragazza, e hanno anche la stessa foto in comune, quindi proprio una roba importante. E quindi dico, boh, chissà perché mi ha contattato sto tipo. E io gli scrivo dimmi. Ok, e poi il tipo mi risponde e mi fa, oh, forse ho sbagliato persona. E anche lì io, prima di capire il nesso della frase, ho dovuto fare tipo rebus, mi sono dovuta mettere lì, cioè, avete presente quella signora con, si chiama la math girl, che ha tutti i simboli matematici? Ero così tipo della serie, ma che cosa vorrà dirmi? Poi ho capito che tipo, non lo so, doveva essere una specie di affermazione pseudo divertente. E io ovviamente gli ho risposto incazzata, perché gli ho detto, questo che cacchio vuole da me? E gli ho scritto, non ho capito una parola, virgola, buona serata. Cioè della serie, hai sbagliato persona, ok, però, cioè, taglia, perché anche no. E qui ragazzi, qui arriva la parte succulenta, la parte ricotta fresca, piselli freschi, tutto fresco. Ragazzi, io mi sento veramente stupida quando parlo così, però io so nel mio cuore che c'è qualcuno che mi sta capendo quando faccio queste citazioni, perché nell'ultimo video l'avete capito. E il tipo mi dice, ma sei tu su, e mette praticamente la lettera iniziale di un'applicazione che serve per incontri, per conoscere persone, punto 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 interrogativo. Cioè della serie, lui non voleva scrivere il nome intero dell'applicazione, ha messo soltanto l'iniziale. E io all'inizio non avevo capito a che cosa si riferisse, perché ho detto, boom, questo che cavolo vuole da me? E pensavo si riferisse tipo a YouTube, però non era la stessa iniziale. Poi dopo un pochino ho capito che si riferiva invece a questa applicazione,
E io però ho voluto fare un pochino la finta tonta e gli ho scritto tanti punti interrogativi come per dire di che stai parlando, non ho capito niente. E lui mi fa il nome dell'applicazione, mi dice il nome dell'applicazione. E io gli ho scritto prontamente, perché ovviamente ero già andata a vedere il suo profilo, e gli faccio io sì, virgola, tu però, io sì, virgola, tu spero di no, dato che sei fidanzato. E quindi, ovviamente, cioè, perché ragazzi, uno, cioè non avevo voglia di continuare la conversazione, perché no, ragazzi, con i ragazzi fidanzati non si parla, non si messaggia, se il senso del messaggio vuole essere una conoscenza, ovviamente, se sono cose tranquille fate quello che volete, però no, io non lo faccio, non faccio queste cose, quindi no, tagliamola. E lui, dopo un bel po' di tempo, perché se non mi sbaglio, quanto è passato, oddio, io rimuovi, rimuovi, rimuovi per tutti. Bene, perfetto, gli ho inviato tipo un pollice in su così random, vabbè, fantastico. Vabbè, il bello della diretta, come al solito io faccio disastri, però va bene. Non potevo prendere io gli screen, no, mi sono dovuta prendere la chat. Che palle. Vabbè, allora, dove eravamo rimasti? Ah sì, praticamente lui mi ha risposto dopo tantissimo tempo e lui mi ha scritto per gioco, mai fatto nulla di male. A me questa cosa sinceramente non mi interessa, cioè quello che fai tu sono cavoli tuoi, quello che faccio io sono cavoli miei. Praticamente prima che lui rispondesse, io avevo fatto un po' di screen alla conversazione e avevo inviato gli screen all'amorosa, alla fidanzata. Allora, qua ci sono secondo me tante scuole di pensiero. C'è della serie si fa, non si fa, è meglio farlo, è meglio non farlo, fatti gli affari tuoi, non dire nulla. Io l'ho fatto perché praticamente io mi sono ritrovata nella stessa situazione della ragazza, cioè praticamente un mio fidanzato che andava a messaggiare con altre ragazze quando lui nel profilo, cioè, aveva proprio scritto fidanzato con, e poi c'era il mio profilo. Quindi io, quando mi capitano cose di questo genere, e vi giuro che me ne sono capitate sia quando ero più piccola che più recentemente, io, cioè, sono sempre stata titubante se scrivere oppure no alla fidanzata, ma alla fine scrivo sempre. Uno, per far capire a lui che queste cose non si fanno, e due, per far capire alla ragazza con che tipo di merda d'uomo che sta. E quindi io alla ragazza, vi stavo facendo vedere anche la chat della tipa, le ho scritto, le ho inviato come primo messaggio la conversazione nostra, proprio dove lui mi dice che appunto mi aveva visto in questa app, che lui non aveva mai fatto nulla di male, vabbè, proprio lo screen le ho inviato. E poi sotto gli ho scritto, mi è arrivata una richiesta di messaggio da lui, virgola, io se fossi stata al suo... Ah, ok, perché gli ho dato del lei, perché invece di scrivere tu ho scritto suo, poi ho detto ma perché ho scritto suo, perché gli ho dato del lei. Io se fossi stata al suo posto avrei voluto saperlo, io do del lei a chiunque, anche se magari la persona ha meno anni di me, do sempre del lei, perché sono scema. Questa è la spesa. Bene, mi hanno consegnato la spesa, io nel frattempo mi sono persa perché ovviamente non ho idea di dove mi ero fermata. E quindi io le ho scritto e praticamente lei mi ha risposto inizialmente grazie. E io tipo... E non gli ho detto niente. Poi dopo un po' di minuti, lei mi ha riscritto e mi ha scritto, mi ha detto, ti ha contattata lui? E gli faccio sì, tramite Facebook, e gli faccio sì. E poi lei mi fa il pollice in su, quella di, sempre di Messenger. E io per testimoniare quello che avevo detto, le ho proprio inviato uno screen della pagina iniziale della conversazione, dove proprio lui mi saluta. E lui mi fa, ma ti ha trovato da... E poi mi ha scritto il nome dell'applicazione. E gli faccio sì, virgola, non lo uso quasi mai, quindi non so dire se mi ha contattata anche lì. In questo periodo io proprio non ho proprio voglia di cioè, uscire, fare ragazzi proprio zero, perché non lo so, in questo periodo non mi va. Quindi giustamente quell'applicazione non la apro praticamente mai, mi arrivano tutte le notifiche, delle chat, dei messaggi, vabbè, delle varie robe. Però veramente la utilizzo pochissimo, quindi veramente io non sapevo se quel tipo mi aveva contattato, se mi aveva scritto, se mi aveva fatto, messo mi piace, non mi piace, che cacchio ne so, anche perché poi io ve l'ho detto, io sono pessima con queste robe, quindi boh. E quindi non sapevo se lui mi avesse veramente contattato anche lì, però ovviamente, probabilmente lui mi ha visto lì. Io non ho risposto e quindi lui mi ha contattato su Facebook perché dice magari lì non risponde, però magari su Facebook sì, diciamo, perché non è la prima volta che mi succede
che un tipo che mi vede nell'applicazione mi contatta anche su, o su Instagram o su Facebook. Su Instagram è imbarazzantissimo perché poi mi dicono: ma è un canale YouTube? E io tipo, che cosa imbarazzante. Però vabbè, chi se ne frega. E quindi lei mi ha risposto e mi fa: no, lì non può. Può, scritto senza, vabbè, lasciamo stare. E perché deve pagare? Io tipo, ah, non lo sapevo, non lo so. Questo vi fa capire quanto io ci stia dietro, dietro a ste robe, perché è veramente zero. E infatti gli ho scritto: ah, ok, non lo sapevo. E lei mi scrive: può vedere solo le foto. È programma stupido quello. Cioè, loro due devono fare insieme proprio un, secondo me, un corso di lingua, di dizionario, di grammatica insieme di coppia, perché veramente serve ad entrambi. E io ho risposto: a me sembra solo assurdo che un nuovo fidanzato stia in un'app che serve a far conoscere persone, che poi è veramente quello che pensavo. Ogni volta che succedono queste cose io mi dico sempre: come è possibile? Cioè, piuttosto, se tu sai che quella relazione deve finire, lasciati, lasciati e poi vedi come va. Non puoi volere tutto insieme, una relazione e una frequentazione e conoscere persone nuove, i classici due piedi in una scarpa. E poi sotto gli ho scritto: comunque non sono affari miei, mi sembrava solo giusto, mi sembrava solo giusto dirtelo. E lui mi fa sì grazie, io poi gli ho scritto il thumbs up, gli ho fatto il pollicino in su. Ragazzi, che tristezza, veramente, veramente che tristezza, perché vi ho detto, questa non è la prima volta che mi capita, assolutamente. Mi è anche capitato con persone sposate, ragazzi, cioè. No, 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 non con me. Cioè, perché poi quando mi contattano queste persone io reagisco sempre negli stessi modi: o non ti parlo, non ti rispondo, ti blocco, oppure ti faccio fare una figura di M, perché io ci sto 2 secondi a scrivere alla tua morosa, alla tua moglie, alla tua fidanzata, a chiunque, ci sto 2 secondi, perché voi siete talmente tanto stupidi, stupidi, che lasciate il vostro, cioè il vostro così, a me viene da dire tipo la vostra end card, come si dice, il vostro contatto lì, con tutto, c'è scritto tutto, c'è scritto il nome della vostra fidanzata, le vostre foto insieme, che viaggio avete fatto per ultimo, perché su Facebook c'è tutto, ragazzi, c'è tutto, non puoi nascondere qualcosa da Facebook. E se tu mi scrivi col tuo vero profilo, sei proprio scemo, cioè quei ragazzi che poverini non fanno uno più uno. No, ragazzi, vi prego, vi prego, vi prego, veramente è una roba allucinante. No, io piuttosto veramente, cioè, ho più rispetto delle persone che si fanno profili fake a questo punto, perché tu dici almeno un minimo di intenzione c'è. E ragazzi, questo è quello che mi è successo, questa è la nuda verità e veramente che schifo. Se parlo a voi persone fidanzate che ci tengono a scrivere ad altre persone, non lo fate. Piuttosto lasciatevi e poi come va, va. Cioè, veramente, è così semplice. Vabbè. E nulla, quindi sì, questo è stato il mio story time, è stato veramente sofferto perché mi sono riemerse a galla un sacco di cose, sicuramente ci sarà qualcuno che penserà che io ho fatto male, che non avrei dovuto scrivere alla ragazza, che mi sarei dovuto fare gli affari miei, però in un momento in cui io mi trovo in quella situazione, io preferisco essere la prima a dire: senti, guarda, mi è successa questa roba, io non ne voglio sapere niente, mi è successa questa roba, sbrigatela tu, piuttosto che in un futuro sta tipa mi viene a scrivere e mi dice: ho trovato la chat del mio moroso in cui c'eri tu, non è che gli hai scritto? Io ho detto: no, 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 per carità di Dio, mi è anche successa una roba del genere in cui io non mi sono fatta gli affari miei. No, 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 no. Mi dice: ah, vero? Ma io questa cosa la devo raccontare, cioè io devo fare uno story time, praticamente ero al liceo. E questa mia compagna di classe tipo mi è venuta a scrivere perché su Facebook tipo mi aveva contattato il moroso e poi tipo lei mi ha detto che l'avevo contattato io. Oh, un casino, infatti da quel momento non ci siamo più parlate, anche se in realtà io ero al terzo anno, quindi ho dovuto fare 2 anni insieme. Orrore. E tipo lei mi aveva cioè lei tipo mi odiava perché praticamente pensava che io avessi scritto il tipo, invece era lui che aveva scritto me. Vabbè, le cose da liceali, quelle sono cose da liceali, dai, alla fine. A 30-40 anni, no. Ok, basta, 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 chiudiamola qui, chiudiamola qui. Io spero che questo video vi abbia tenuto compagnia, che vi abbia fatto ridere. Come al solito io, sì, non ho mai il dono della sintesi, non ho mai il dono
dei video brevi e quindi amatemi per quella che sono. Adesso mi metto a girare il video svuota la spesa e poi magari mi faccio anche il pranzo, che dite? E nulla, quindi io come sempre vi chiedo di lasciarmi un bel pollice in su se questo video vi è piaciuto, di iscrivervi se non siete ancora iscritti e di attivare la campanellina per non perdervi nessun video. Io vi mando un bacione enorme e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ho salutato tipo regina, tipo queen. Ciao!